Ciao, sono Max Marchi, personal trainer e preparatore atletico di campioni olimpici, primatisti italiani ed europei nel mondo del nuoto. Oggi sono qui con Giorgia per la rubrica glutei solido, possiamo chiamare così. Quindi andiamo a vedere degli esercizi mirati per glutei e gambe. Con Giorgia abbiamo intrapreso un percorso da circa 7-8 mesi che gli ha dato degli ottimi risultati in quanto è stata molto brava, attenta e quindi ha raggiunto degli ottimi obiettivi. Giusto Gio? Ah, certamente. È interessante perché lei si allenava in sala pesi, quindi prima andava spesso in palestra in sala pesi e aveva raggiunto già una buona condizione fisica, però con degli esercizi più funzionali, diciamo, quindi anche meno consueti della sala dei classici esercizi sulla sala pesi, ma più a corpo libero, quindi utilizzando anche meno carico, ha migliorato la sua forma fisica raggiungendo degli ottimi obiettivi. Oggi andiamo a vedere, come abbiamo detto prima, un ottimo esercizio che puoi svolgere tranquillamente a casa tua senza l'ausilio di nessun attrezzo per tonificare glutei, gambe e anche la parte delle spalle, in particolar modo un esercizio che ti farà fare anche una mobilità attiva, quindi ti aiuterà a aprirti la tua gamba toracica per avere un fisico più uniforme e snello. Andiamo a caso? Andiamo a vedere il crab up down one leg, una versione già abbastanza avanzata e difficile, il quanto Giorgio è già brava, quindi andiamo a vedere già una versione abbastanza avanzata. Crab up down, allora vi posizionate a terra, mani, larghezza più o meno delle spalle, la prima cosa da fare attenzione è andare ad avvicinare le scapole, quindi andare a chiudere le scapole dietro la schiena. Ci posizioniamo in appoggio sui talloni con le gambe leggermente flesse. Da questa posizione andremo a contrarre i glutei e saliremo prima con una gamba, scendo e salgo con l'altra. Quando arriverete alla massima contrazione dovete cercare di mantenere sempre le scapole rotte ed avere, come vedete Giorgia, la pancia e le gambe sulla stessa linea, quindi parallele al pavimento. Vai giù, bravissimo, spingo su e torno giù. L'altra accortezza che dovete avere per pure giù è quella di mantenere l'appoggio sul tallone, perché appoggiare sul tallone, spingere forte solo sul tallone, oltre a lavorare più sull'equilibrio, vi aiuterà ad aumentare la contrazione del gluteo e dei femorali, quindi vi aiuterà a mantenere una posizione migliore e ad avere un risultato maggiore. Vai giù, fammi un palco veloce, su e giù, bravissimo, massima contrazione, come vedete massima attenzione, sempre scapole addotte, contrarre i glutei, su e giù, ottimo, bravo giù, schiaffo in cinque, bravissima. Quindi questo esercizio ideale per tonificare gambe e glutei potete farlo comodamente a casa vostra subito. Giorgia è una studentessa che lavora anche, quindi ha poco tempo a sua disposizione, ma se vuoi puoi, quindi puoi ritagliarti del tempo e dedicarlo a te stessa per raggiungere i tuoi obiettivi. Se il video ti è piaciuto lasciaci un commento, condividilo con tutti i tuoi amici e per qualsiasi cosa io ci sono e ti aspettiamo nel prossimo video con la nostra rubrica glutei solidi, gambe snelle, vediamo un po' come ci inventiamo un nome da dargli, ok? Ciao! Ciao.